È il momento adesso di parlare ancora di tradizioni legate al Capodanno, tante nei diversi comuni della regione. Nella notte dell'ultimo dell'anno a Gamba Tesa è ritornata la storica tradizione delle maitunate. Vediamo con Francesca Spaziani Testa. Il governatore Pasquale ha detto: domani ti aspetto una riunione di gabinetto, e ha specificato la tua mansione. Nel gabinetto tu tiri lo sciacquone. Lo stornello canzonatorio è servito, il destinatario incassa e sorride, perché a Gamba Tesa da secoli il nuovo anno si saluta anche così, soprattutto così, e non c'è casa qui in cui ci si rifiuti di ascoltare le maitunate. D'altronde la tradizione dura da 319 anni, dai canti dei pastori molisani del 1700 alle virtù e ai vizi di personaggi più o meno noti messi in rima oggi, tra bufù, fisarmoniche e strumenti davvero di ogni tipo. La musica riempie le strade per ore, gli stornelli risuonano in un vortice di canti e balli e per le squadre divertimento e sfida si fondono e si confondono. 15 euro, così fare tu normale, da nevo canto uno, se fai foto con cellulare, si quattro trattine, con carboncino, vai a casa se la gente, ma che da cartolina. Si brinda al nuovo anno eppure la tradizione che si rinnova. Ciao, auguri! Perché il futuro di un popolo passa sempre per la sua storia, per le sue tradizioni, anche se le maitunate non puoi inquadrarle in uno schema preciso, ma solo in un'emozione condivisa. Inutile cercare un'origine certa, una definizione univoca, un'analisi sociologica o antropologica di ciò che ogni anno succede a Gamba Tesa. Questo è il trionfo dell'anima del popolo e della sua spontaneità. Per capirlo devi viverlo. Veniamo dalle Marche, da Jesi, è la prima volta che veniamo, molto bella, molto viva, molto giovanile e finalmente in piazza. Bellissime, sono bellissime, giovanili, infondono uno spirito di gioia. È una tradizione meravigliosa che volevamo sperimentare quest'anno e quindi siamo venuti tutti qua, tutto questo gruppo, dalla Puglia, da Bari. Da Roma. Non ho mai pensato di trovare una cosa del genere in un paese del Molise, ma non Molise, inteso poco sentito, capito? Per cui è una bella esperienza che divulgheremo. Veramente è una bella tradizione. E avete dei giovani che sono veramente meravigliosi. Ed è stata sempre magnifica, ora molto di più. Certo che un legislatore ne ha pensato per voi all'alternanza scuola-lavoro. Infatti un potema dice sulle nuvi, ne siete alternate nessuno di due.